Noi uomini abbiamo un repertorio di frasi che utilizziamo per convincere le donne a farci uno dei tre servizi base che dal nostro punto di vista potrebbe inaugurare una frequentazione o una relazione. Infatti, in linea di massima, quando vi conosciamo, non cerchiamo una connessione emotiva, non cerchiamo una connessione mentale, ma cerchiamo una connessione fisica. Se ti era sfuggito questo dettaglio, io dubito che ti sia sfuggito, ma se ti fosse sfuggito, tieni presente che nel momento in cui io ti conosco, il mio primo pensiero è: mi piacerebbe far sesso con te. Lo so che potresti pensare che non siamo profondi, ma non è così. Certo che anche per noi contano altre cose in una relazione, ma la prima che ci salta all'occhio è la componente fisica. Ed è una cosa che trovo divertente nel nostro approccio, è il fatto che noi utilizziamo sempre le stesse modalità. Le stesse modalità per convincervi ad avere intimità. Ed il motivo è semplice, perché negli anni noi abbiamo imparato che per esclusione una di queste 10 frasi funziona. Le 10 frasi che sto per lasciarti dovresti tenerle a mente, prendere appunti, scriverle, perché diventeranno i tuoi 10 nuovi comandamenti e ti permetteranno di decodificare all'istante il messaggio che si nasconde dietro le nostre parole, parola di uomo, parola di uomo. E una volta che avrai decodificato il messaggio, starà a te, no? Decidere come procedere. Sei pronta per scoprire quali sono queste frasi? Allora, iniziamo. Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa, puoi iscriverti. Esatto, puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Numero 1. Se lui ti dice sei bellissima. Se lui ti dice sei bellissima, significa che il tuo viso simmetrico, i tuoi lineamenti regolari, ti portano ad essere considerata la donna giusta con cui aver figli. Ti sta scegliendo per trasmettere i suoi geni. È ciò che desidera, cioè far l'amore con te. Questo desidera. E fai attenzione, attenzione, perché ho detto fare l'amore. Che ci sia questo desiderio si nota anche da altri fattori, ad esempio dal modo in cui ti guarda, dall'intensità con cui ti bacia. Perché ricorda, non c'è niente di più intimo di un bacio. Numero 2. Se ti dice sei molto bella questa sera, significa che per la prima volta si è reso conto della tua bellezza, che forse fino a quel momento aveva ignorato. Questo capita con persone che iniziano a frequentarsi come amici, come conoscenti, e all'improvviso, così, scoprono di vedere l'altra persona, la persona che hanno di fronte, da una prospettiva differente. La osservano con desiderio e così all'improvviso hanno voglia di fare l'amore con lei. Numero 3. Se ti dice diventiamo amici, significa che non prova più alcun desiderio nei tuoi confronti, non vuole più baciarti, avere intimità con te e soprattutto non vuole che tu inizi a chiamarlo, a tempestarlo di messaggi per informarti su come sta, dove si trova, cosa sta facendo. Un uomo che ti propone di diventare amici vuole riprendersi la sua libertà, la sua vita, ma non vuole farti soffrire per la rottura e quindi ti offre l'amicizia. Numero 4.
Se ti dice questo vestito ti sta benissimo, significa che il vestito che indossi mette in risalto parti del tuo corpo che lui apprezza, principalmente seno e sedere. Siamo molto semplici. E ciò che prova è un irrefrenabile desiderio di avere intimità con te. Ed una possibilità è che questa avvenga mentre tu ancora indossi il tuo vestito. Numero 5. Se dopo una serata innocente ti dice vuoi salire da me per un caffè? Significa che sta pensando, visto che sono mezzo ubriaco, perché non sali a casa mia? Così facciamo un po' di sesso selvaggio e magari lo facciamo anche con la luce spenta, così non vedo dei piccoli difetti che non mi piacciono. Infatti, questo desiderio non viene manifestato durante la serata, ma si accende solamente quando lui va su di giri grazie al doping alcolico. Numero 6. Se lui ti dice posso offrirti qualcosa da bere? Significa che ha valutato la possibilità di portarti a letto e pensa che con un po' di alcol ti sentirai più disinibita ed accetterai con maggior probabilità, più volentieri, la sua proposta. Numero 7. Se ti dice oggi non posso fare tardi, domattina devo alzarmi presto. Significa che ti è grato per la meravigliosa occasione di sesso, ma oltre a questo non vuole altro. Quindi, onde evitare che ci siano baci, abbracci e false aspettative, lui se ne va. Dopo l'intimità non c'è cosa più difficile che rimanere nel letto con una donna che non desideri. E per cui in realtà hai provato solo un forte impulso sessuale. Numero 8. Se lui ti dice voglio una relazione aperta ed onesta, significa che non ha intenzione di investire unicamente in questo rapporto, che si lascia aperto a nuovi incontri e nel caso in cui questo avvenisse o tu scoprissi, potrebbe sempre dirti che ti aveva avvisato. Numero 9. Se ti dice ci vediamo quando chiude la discoteca. Significa che nel caso in cui, durante la serata di caccia, la sua battuta notturna di caccia, tutto andasse male, ti chiamerebbe per concludere la notte con un po' di sesso alcolicamente selvaggio. Numero 10. Se ti dice non è per colpa tua se tra noi non funziona. Sono io che sto attraversando un momento difficile. Significa che non gli interessi abbastanza, che c'è qualcosa in te che non lo convince e non è interessato a compromettersi in una relazione. Adesso ti chiedo di utilizzare il box dei commenti qua in basso per farmi sapere quale delle 10 frasi che ho commentato ti risulta più familiare. Avevo questo piacere oggi, cioè volevo condividere con te un video un po' leggero che però mi permettesse di mostrarti come decodificare le frasi più frequenti pronunciate da noi uomini. E l'ho voluto fare perché mi sono accorto durante le sessioni di coaching che mentre per un uomo questo modo di comunicare lascia chiaramente ad intendere quali sono le intenzioni, una donna in realtà tende a ritrovare un fondo di verità in queste parole. Forse, forse, forse perché tutti vediamo ciò che ci interessa vedere. Io spero che questo video ti permetta di distinguere quali sono le reali intenzioni di un uomo. Una volta decifrato il messaggio, poi starà a te, decidere cosa fare. Se questo video ti è piaciuto, condividilo, mandalo ad un'amica. E se ancora non l'hai fatto, lascia un
mi piace. Io ti ringrazio. Grazie, grazie, grazie per avermi accompagnato fin qui. Ti mando un abbraccio e noi ci vediamo.